Ma mister, vittoria in extremis, ma meritatissima. Sì, ci abbiamo messo grande, grande cuore, grande passione, grande determinazione, questa è la cosa che volevo, perché a tratti, a mio parere, anche le altre partite le facevamo discretamente bene, ma oggi l'attenzione è stata massima fino alla fine, abbiamo superato una squadra veramente forte, piena di entusiasmo, e perciò noi di questo mi fa ulteriore piacere, perché il temperamento della squadra c'è, ci crede, e perciò noi dobbiamo continuare su questa strada. Anche per le difficoltà contingenti, ci riferiamo alle assenze, insomma rientravano giocatori che non giocavano da diverso tempo. Soprattutto per questo, perché la consapevolezza di questi ragazzi di farsi trovare pronti, hanno lavorato tutti bene, si sono fatti trovare pronti, giocava un 91 che è arrivato da 3 giorni, dietro c'erano parecchi giocatori che non giocavano, perciò questo ci dà consapevolezza che abbiamo dei giocatori che importanti e che devono solo sbloccarsi. Ecco, con un giudizio sul nuovo arrivo in regia? No, ha fatto veramente bene, con grande personalità, con grande, grande sicurezza, ha trasmesso tranquillità e perciò sono veramente contento. È cresciuto molto anche il nuovo? Sì, oggi ha fatto una buona gara. Perché arrivava da un periodo difficile per lui, non che noi avevamo dubbi sulle qualità di Francesco, però è logico che qua era un ambiente che lui soffriva, oggi è entrato, è stato aiutato da tutti, ma ha fatto un'ottima gara. Parliamo degli episodi, il calcio di rigore, come gli è sembrato della panchina? Io faccio fatica a giudicare il rigore, cioè, quando sei in campo dici sempre che non c'è, però non so, faccio fatica a giudicarlo. Però insomma dopo ero quasi contento che alla fine abbiamo sempre perso e ci stavamo facendo un po' di problemini, no? Alla fine al 90° abbiamo quasi sempre perso molti punti e oggi siamo riusciti a invertire questa tendenza e questo mi fa piacere. Soprattutto siete riusciti ad amministrare la superiorità.